25 dicembre 1996. Nella notte, la nave Yoan, carica di più di 400 migranti indiani, pakistani e singalesi, si scontra davanti a Porto Palo con la F-174, un'altra imbarcazione con a bordo altri immigrati, partita da Malta alla volta della Sicilia. Dopo l'urto, la F-174 cola a picco, portando con sé 283 persone. Solo in 29 riescono a salvarsi. Il trafficante di uomini della Yoan non lancia l'SOS, ma fugge, facendo rotta verso la Grecia, dove scompare. Si consuma quella che viene ricordata come la strage di Natale. Shakur Ahmad, pakistano, è uno dei passeggeri delle carrette del mare che è riuscito ad arrivare in Italia. È un passeggero speciale perché si trovava a bordo del peschereccio maltese F-174 che è affondato nel canale di Sicilia nella notte di Natale del 1996. Sono morti 283 clandestini provenienti da India, Pakistan, Sri Lanka. Il naufragio fantasma, così definito perché ignorato per anni. Per molti anni che ha negato parte del governo italiano, anche del governo pakistano, che questo naufragio non è stato. Finché io, come presidente dell'associazione lavoratori pakistani, non presentati qua testimoni che sopravvissuti in quel naufragio. Fino a quel momento nessuno credeva. Come sei arrivato in Italia? Come ti sei organizzato questo viaggio in Grecia? A chi hai chiesto? Io trovo quella persona con paga Pakistan. Con persone mi dici che tu mi dai soldi, io te lo porto in Italia. La stessa organizzazione che aveva gestito il viaggio sulla Yoan si occupa dei clandestini superstiti quando vengono sbarcati sulle coste del Peloponneso, in Grecia, alla fine del dicembre 1996. È vicino da mare una camera, lui mi dice che tu vai entra dentro di camera. Dopo quanto io tutti entrato dentro di camera, lui chiuse porte. In quanti eravate dentro questa stanza? Penso che 100-150 come persone. Cioè tutti insieme in una vanno messi? Sì, tutti. Dopo qualche giorno li hanno smistati in altre case. Il trasferimento è avvenuto all'interno di furgoni frigorifero. Shakur riesce a fuggire e a telefonare a suo fratello, Muhammad Hamad, col quale vive attualmente in Italia, che in quel periodo era in Pakistan. Gli racconta della tragedia. La notizia si diffonde a Torder, nella sua città. Io tutte storie ho parlato, spiego con mio fratello. Che lui, con mio fratello mio, c'è Pakistan. Tutta storia che quanto gente fondo, morti, tutti spiega con lui. Torder, 1 milione di abitanti, è una città del nord del Pakistan, da cui insieme a Shakur erano partite altre 13 persone. Ora ne sono vive soltanto 3.